Sabbia cinetica! Ciao a tutti dai più grandi e più piccini, io sono Elizabeth e in questo video andrò ad aprire queste sabbie cinetiche. Una è nuova che non ho ancora aperto, mentre questa qui l'ho già aperta e provata. Però dentro ce n'è un'altra ancora, un sacco. Comunque, per chi non sapesse cosa fosse la sabbia cinetica, è della sabbia, simile a quella del mare, però super rilassante e bellissima con una consistenza fantastica. Oggi appunto andrò a fare delle creazioni con delle formine con la sabbia cinetica e proverò anche a farvi rilassare un pochino mentre farò delle cose con la sabbia cinetica. Quante volte ho detto sabbia cinetica? Vabbè, comunque iniziamo ad aprire questa qui nuova. Questa l'ho presa da Primark, che è il mio negozio preferito, preferitissimo. Peccato che a Torino non c'è, quindi... Vabbè. Che odore strano. Boh. Comunque, queste sono le formine, sono 6. E ora andrò ad aprirle. Quanti colori bellissimi. C'è questa qui viola. Poi questo altro castello rosa e fucsia. Poi, cioè, sono tutti praticamente castelli, però di diverse dimensioni e forme. Questo è rosa. Questo è azzurro, super carino. Che adoro. Oh no, questo è bellissimo. È una piramide. Wow, bella. Arancione, una piramide arancione. Oddio, anche questo, un castellino. Bellissimo. Guardate. Tadun, con le scalette, non so se le vedete, però è bellissimo. Voglio andare subito a provare questa sabbia cinetica. Vediamo, questa qui è rosa ed è bellissima. E ha una consistenza fantastica. Poi è un sacco. Wow. Tadun. Guardate, e tipo si muove, ovviamente si muove, però è bellissima, è super rilassante. Prendo un bel pezzo, ve la faccio anche un po' vedere prima per farvi capire che consistenza ha. Ora apriamo, questo è il microfono, ora apriamo l'altra sabbia cinetica. Eccola qui, è verde ed è pesantuccia anche perché ce n'è un'altra dentro. Ok, allora, come vi ho già detto prima, ce n'è un'altra e andiamola subito a vedere. Anche questa ha un odore strano, comunque è rosa, però un rosa un po' più chiaro di quello di prima. E qua c'è un'altra formina, ovvero questo dinosauro carinissimo. La tiriamo fuori, la mettiamo con le altre, così dopo possiamo fare altre forme. Mettiamola da parte e ora vi farò vedere questa qui. Togliamo questa pinzettina che avevo usato per chiuderla ed è pesantissima, cioè, però ha una consistenza proprio bellissima. Questa secondo me ha la consistenza più bella di tutte, secondo me, poi non lo so, però guardate. Ecco qui, ora vi farò un po' rilassare con, cioè tagliando le formine che farò, la sabbia cinetica secondo me sarà super rilassante. E andiamo a fare la prima forma con la sabbia cinetica di Primark, quella lì rosa più scuro, quindi prendiamone un pochino.
andiamola a tagliare. È super rilassante. Ecco qui. Andiamo a fare un'altra forma e tagliare. Ho scelto questa formina qui gialla con le scalette. Andiamo a mettere un po' di sabbia. Schiacciamo per bene per farla venire bella, ecco come dire. Ok, prendiamone ancora e la mettiamo. Poi è anche super divertente. Mettiamola qui. E ora guardate che bella, è bellissima. E ora andiamola a tagliare. Mettiamola così, poi sembra anche vero sabbia. Ecco qui. Guardate che bello. Andiamo a tagliare. Divertente tagliare la sabbia cinetica. Passiamo a un'altra sabbia. Comunque è la più morbida di tutti. Questa cosa la farò dopo per farvi un po' rilassare. Ora prendo questa formina qui, rosa con la punta. Ecco qui, che carina, guardate. Ora secondo me sarà il più rilassante. Andiamo a tagliarla. Ecco qui. Perché parlo così piano e perché questo genere di video che si chiama ASMR si fa proprio così, parlando piano al microfono e fa rilassare. Ecco qui, è venuto un po' male, ma vabbè. Ora vi voglio ancora
video si conclude qua. Era un genere di video che io non avevo mai fatto e a me è piaciuto un sacco, anche perché ho fatto la rima e anche perché è molto rilassante. E visto che non avete l'opportunità di scrivermi sotto nei commenti, perché non si può, YouTube non lo lascia, potete scriverlo sui miei altri social, TikTok, Instagram e sulla mia pagina Facebook. Troverete tutti i miei nomi qui sotto nel link della descrizione, per farmi sapere se volete ancora questo genere di video. Io, gente, sta qualcosa che potrei fare ancora di questo genere di video, ma non vi dico niente. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. Come vi ho già detto prima, seguitemi sui miei social, che vi ho già ripetuto prima. Comunque, tanti abbracci sabbiosi. Ciao.